Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata. Questa mattina mi trovo in Valvigezzo, che è una valle laterale dell'Ossola in Piemonte, e sono in compagnia di Anna. Ciao, buona giornata. Dunque, esattamente qua ci troviamo ad Albogno, che è una frazione di Druogno. Per oggi l'intenzione è quella di raggiungere la vetta del Monte Paver o Loccia di Peve, che si trova a 2127 metri. Faremo un anello che poi studieremo una volta arrivata in cima. Abbiamo lasciato l'auto in un comodo parcheggio gratuito vicino alla chiesa. Noi ci mettiamo in cammino e buona visione! Seguiamo il sentiero M07. Che bello! Guarda, che vallata! Che meraviglia! Dopo 5 minuti di cammino si arriva in un punto panoramico splendido che si chiama appunto Belvedere. Ora proseguiamo il nostro cammino sempre sull'M07. Il sentiero sale in una bella faggeta ed è piuttosto ripido, ma ben segnato. E che panorama, guarda anche sulle rocce del Gridone. Qui stiamo risalendo la costa Regada e siamo diretti all'Alpe Buriale. Qui è davvero tutto molto molto ripido. Si vede il Tignolino, dove siamo state quest'autunno, la colma di Basagrana, il Togano, che è la vetta più alta della Val Grande, a seguire il Nona e poi il Pizzoragno, la croce di Rovareccio e la dorsale che porta al Monte Alum, dove ero stata anni fa con il Franco. Adesso stiamo facendo un lungo traverso e siamo quasi arrivate al rifugio. Eccolo lì! Wow! Siamo arrivati! Ebbene, dopo 1 ora e 40 di cammino, siamo arrivate al rifugio Usuelli, che si trova all'Alpe Buriale a 1875 metri di altitudine. Siamo proprio sotto al Monte Paver, alla Loccia di Peve, la nostra meta. Fresca! Oh, che bellezza! Insomma, qui è il paradiso. Poi la giornata è anche diventata bella tersa e adesso vi faccio vedere il panorama che si gode da qua. Che spettacolo, né? Bellissimo! Che terrazza! Un spettacolo meraviglioso! Troppo bello! Un bellissimo panorama.
Adesso noi ci fermiamo a far colazione. Pancino pieno e ripartiamo. Adesso andiamo al passo della Margina. Dopo un quarto d'ora di cammino siamo arrivati al passo della Margina a 1979 di altitudine, quindi fino a qui complessivamente abbiamo coperto circa 1000 di dislivello positivo. È sentiero molto facile, ben segnato, e adesso proseguiamo per la nostra meta, ormai non manca molto, andiamo in quella direzione. Wow! Il leone, il ghiei. Come vedete i cartelli, da qui si può proseguire, andare verso l'Alom, la Croce di Rovareccio e scendere a Coimo, dove c'è anche un bel bivacco aperto e confortevole. Il giro che faremo noi oggi invece è un altro, è un po' più complicato. La cresta è un po' più cresta, meno dorsale, però insomma sono cime che ancora non conosciamo e che quindi oggi preferiamo fare. Eccoci! Arrivate! Arrivate in cima alla Loccia di Peve! E vai, vittoria! C'è un panorama a 360 gradi. Veramente? Guarda, lì c'è il gridone davanti a noi. Ah. Sì, il limidario e le 100 valli verso sinistra. Mamma mia. Qua sotto di noi c'è tutta la Val Vigezzo. Invece qua sotto c'è l'Ossola, la piana ossolana, di lì si va in Val Antigorio, di là in Val di Vedro, infatti davanti qui c'è il Monte Leone che sovrasta tutti. Questa invece che viene dentro è la Val Isurno. Stupendo! E lassù è il Pizzola Scheggia, dove siamo stati io e Fausto lo scorso autunno. A seguire la Pioda di Crana, un po' innevata, e sotto di noi tutti gli alpeggi di Arvogno. Bellissimo. Ok, adesso ripartiamo e torniamo al passo della Margina. Dopodiché faremo tutta la cresta. Tuesday.
Siamo arrivati al Monte Margineta, 2015 metri, e adesso proseguiamo a destra verso Monte Mater. Ecco la nostra prossima vetta. Qua c'è un pezzo franato della montagna e quindi bisogna girarla qua sulla destra. Tutti alla testa del Mater! Hai visto, Anna, dove eravamo prima? Sì, eravamo proprio in quella punta lì. Mamma mia! E abbiamo fatto tutta questa dorsale per trovarci qui sopra il Monte Mater. Sì. Da qui la scheggia è imponentissima. Mamma mia, che bella! Le nostre amiche caprette stanno mangiando e quindi adesso seguiremo anche noi il buon esempio. Wow. Questo sì che è un ristorante super lusso, pranzo con vista. Proprio qui c'è l'Alpe Cambra, ma sai che bellissimo? Sì. Se vai d'inverno poi è la fine del mondo, c'è tutta questa conca qui delle montagne alle spalle delle baite che è stupenda. Vedi, rimane proprio sotto al Togano e poi di qua al Nona il Pizzoragno. Ah. Rimane in quella conca e c'è anche una bella leggenda su questo alpeggio. Ah sì? Sì. E adesso facciamo ritorno ad Albogno passando da altri alpeggi e da Sagrogno. Siamo arrivati a Sagrogno. Wow, che bel borgo in pietra. Brave donne, dove volete andare di bello? Albogno! Allora, qua siamo a Sagrogno e questo signore gentile dice che ci sono solo due abitanti. Lui, residenti. Cioè lei... Io un'altra che persona. Adesso la moglie non c'è più, perciò io sono solo. Sì. E c'è un'altra signora proprio davanti alla casa, all'inizio del paese. Ho capito. Tutto lì. E allora fa. Però solo i soletti anche si sta anche bene. Ah, a chi piace. Sì. Ah sì. Sarà un po' un parlare egoistico, non voglio dire. Però poca brigata, vita beata.
Una bella fontana, guarda che belle case in sasso. Che bella porticina. Che belle vie. Che bei prati, volevamo metterci lì a dormire col rumore dei grilli. Va bene, dai, l'ultimo quarto d'ora per arrivare ad Albogno. Oh, siamo tornate ad Albogno, abbiamo chiuso il nostro anello magnifico. E vi lascio subito i dati. Dunque, abbiamo percorso 13 km per un dislivello positivo di 1400 metri. Abbiamo impiegato 4 ore e mezza precise, tolte le soste di cammino. Che dire, davvero un anello che consigliamo a tutti perché è molto panoramico e ben segnato tutto il sentiero e è pulito. Anche la cresta pensavo fosse più complicata e invece tutto sommato è semplice. Io classificherei questa escursione di grado E per escursionisti. Da Albogno è tutto, noi ci vediamo domenica con un nuovo video. Alla prossima!